Qui riuniti ci sono studenti di vari corsi di storia dell'educazione e ci sono anche i miei metodi ai quali ho già spiegato che spesso introduciamo un modulo comparativo perché l'intercultura è una dimensione ormai costante nella nostra pratica pedagogica, nel nostro lavoro educativo. E per gli altri spero che questa lezione sia utile anche per comparare quello che è una scuola di regime con la scuola del fascismo di cui abbiamo sentito parlare poc'anzi. L'immagine che vedete proiettata è l'immagine del frontespizio di questa pubblicazione di cui vi parlerò oggi, di una bambina che ha meritato un bel 5, e il 5 per il sistema decimologico sovietico è il voto migliore. Si procede infatti dall'1 al 5 in ordine progressivo, intendendo il 5 come il voto più alto, e viene introdotto nel 1944. Il nostro arco cronologico è abbastanza ampio, forse occorre che io disegni rapidamente il contesto perché non si sente parlare di Russia tutti i giorni. Tutti ci ricordiamo più o meno della rivoluzione d'ottobre, di quando i bolscevichi presero il potere, delle grandi riforme che introdussero negli anni post-rivoluzionari, grazie alla figura di Lenin, ma anche grazie alla figura di Trotsky, meno ricordata, che con l'Armata Rossa riuscì a difendere le conquiste iniziali della rivoluzione in seguito a una guerra che durò circa 2 anni, quindi la rivoluzione non fu una rivoluzione pacifica, ma a questa guerra seguirono varie riforme. Qualcuno di voi forse ha sentito parlare dei piani quinquennali della fine degli anni 20, con l'industrializzazione forzata, la collettivizzazione delle campagne e l'avvento dello stalinismo, che precipitò la società sovietica in una tragedia senza precedenti. Quindi noi parleremo di storia dell'educazione e letteratura per l'infanzia in questo contesto appena tratteggiato, e ci soffermeremo su 4 grandi capitoli. Il primo capitolo è sicuramente quello che riguarda le riforme della scuola, ma non tratteremo delle riforme della scuola dal punto di vista istituzionale, ma dal loro interno, cioè studiando come cambia l'insegnamento di 2 discipline fondamentali come quelle della storia e della Costituzione, che altro non era che una specie di educazione civica che doveva educare il bambino alla cittadinanza sovietica. In questo tema la professoressa Scienzi, che ancora non ci ha raggiunto, è sicuramente un'ottima specialista, e ho potuto attingere molti criteri metodologici per orientarmi nell'analisi delle fonti in russo, perché sicuramente da sola non avrei potuto trovare il bandolo di una matassa molto complessa. Nella seconda parte tratteremo di un altro capitolo fondamentale, cioè dell'infanzia senza educazione, cioè dell'infanzia praticamente abbandonata, che viveva in uno stato di abbandono per la fragilità delle istituzioni dello Stato e sicuramente anche per l'abbandono da parte della famiglia. Quindi tratteremo del problema dell'infanzia abbandonata, che ha costituito il problema sociale più grave della Russia sovietica degli anni 20, e fra l'altro la Russia è stato l'unico paese che si è confrontato con il problema di massa dell'abbandono. Spesso sentiamo parlare oggi dell'Africa o del Brasile, qualche anno fa, a proposito del fenomeno dei bambini di strada, ma nell'Europa del XX secolo è stata la Russia che ha dovuto affrontare, subito dopo questo periodo di guerra di cui vi ho parlato prima, il problema di circa 2 milioni di bambini orfani che vivevano sulla strada. Questi bambini inevitabilmente scivolano anche nella delinquenza e ad un certo punto ne troveremo una quantità molto numerosa anche nei famosi gulag, di cui forse abbiamo sentito parlare, abbiamo studiato qualcosa a scuola, e vediamo anche qual è la loro vita all'interno del gulag, perché spesso nel gulag si parlava di... Il gulag, sappiamo, sì, è vero che si leggeva spesso a scuola una giornata di Ivan Denisovich di Solzhenitsyn, qualcuno di voi l'ha sentito ricordare. I gulag sono dei campi di lavoro che sorgono già dall'inizio degli anni 20 come
sistema repressivo, ma non era che un sistema penitenziario fondato sul lavoro, nel quale venivano incarcerati progressivamente gli individui colpevoli di reato, ma progressivamente questi individui colpevoli di reato sono colpevoli di reati ideologici. Quindi troveremo negli anni 30 una grande quantità di deportati considerati nemici del popolo, quindi anche di detenute donne che portano con sé i bambini o che li hanno all'interno del gulag. Ne vedremo i dettagli. Poi avremo altre due parti, nella terza tratteremo di quello che era il progetto collettivo introdotto dalla rivoluzione, un progetto di educazione collettiva per i bambini. Esamineremo la nascita di questa scienza che doveva elaborare i criteri dell'educazione collettiva, che si chiama pedologia, diciamo così l'ho tradotta in italiano. Nasce infatti inizialmente negli Stati Uniti grazie a questo psicologo che si chiama Stanley Hall alla fine dell'Ottocento, altro non è che una scienza della psicologia dello sviluppo del bambino, e trovò un terreno particolarmente fertile dopo la rivoluzione perché il regime incoraggiò questi psicologi proprio perché a partire dalle loro teorie potevano elaborare istituzioni educative più appropriate all'età dei bambini e anche alla loro ideologia. Infatti vedremo come a mano a mano gli psicologi declinano le loro concezioni secondo la teoria marxista, e vedremo anche queste tappe. Come vi ho anticipato prima, nell'arco di questo periodo l'ideologia subisce dei profondi cambiamenti, tanto che a un certo punto c'è questo pedagogista molto famoso anche per noi, per i nostri libri di storia dell'educazione, Anton Makarenko, che in realtà aveva scritto dei libri sull'educazione dei bambini nelle colonie. A un certo punto comincia a scrivere dei trattati sul ruolo educativo dei genitori, quindi sterza in un'altra direzione, abbandona questo progetto di educazione collettiva per promuovere l'educazione in famiglia dei bambini. Nell'ultima parte vedremo come tutti questi aspetti si riflettono inevitabilmente anche nei nuovi libri per l'infanzia, che dovevano formare un bambino lettore ai valori del regime, e vedremo proprio come si susseguono nei vari anni questi nuovi eroi protagonisti dei libri per l'infanzia, che possono essere i bambini abbandonati o i bambini eroi che si sono distinti nelle azioni di guerra, perché questo progetto tratta appunto anche del periodo della Seconda Guerra Mondiale. Quindi cominciamo subito con la riforma della scuola. Il regime sovietico, come tutti gli altri regimi totalitari, quello del fascismo, abbiamo visto, dispiega una complessa politica educativa che avrebbe dovuto educare il bambino alla vita pubblica, collettiva, dove avrebbe dovuto educarlo al comunismo, trasformarlo in un uomo nuovo del regime. Questo discorso sull'uomo nuovo l'abbiamo appena sentito, era un mito dei regimi, ma per la società sovietica era ancorato a un trattato, l'ideologia tedesca di Engels, nella quale si diceva che l'uomo nuovo era un uomo che innanzitutto avrebbe dovuto lavorare nello stesso modo di braccia e di mente, con la mente e con le braccia, diceva l'ideologia tedesca, avrebbe dovuto avere un'istruzione politecnica prolungata, quindi non era una persona specializzata, ma aveva un'istruzione prolungata generale e poteva anche cambiare lavoro abbastanza rapidamente, quindi era un essere molto malleabile, un essere che poteva essere plasmato in relazione ai bisogni economici. E sappiamo che di riforme economiche il paese ne introdusse tante, e questa sicuramente è una caratteristica della riforma sovietica, di essere sempre stata agganciata a un sistema economico. Quindi tutte queste riforme che si sono susseguite in realtà trasformavano la scuola a seconda del sistema economico che veniva messo in atto.
Evidentemente la Russia usciva da secoli di analfabetismo. Anche per la Russia c'era stata una legge Casati, non nel 1859 ma nel 1864, che aveva introdotto 2 anni di istruzione, sicuramente 2 anni disattesi in gran parte delle località rurali, ma con l'avvento del comunismo l'istruzione diventa un mito, questa istruzione di massa viene propagandata diciamo a ritmo serrato. Vediamo anche, assistiamo alla pubblicazione di molti poster come questa, ad esempio: il bambino analfabeta è una vergogna, è una vergogna per la madre. Vedete, è un poster molto eloquente, proprio perché un bambino eloquente non è, un bambino analfabeta non è neppure educato al comunismo. Quindi il regime introduce una riforma che, se la confrontiamo con quella del fascismo, ha qualcosa in comune, perché innanzitutto la scuola in teoria diventa gratuita, mista, fondata sul lavoro politecnico, come vi ho detto prima, e doveva durare 7 anni. Sappiamo l'obbligo scolastico di 7 anni che era stato introdotto dagli accordi di Washington, in realtà vale anche per la riforma Gentile. Fu caratterizzata da un processo di sovietizzazione che possiamo confrontare quello di fascistizzazione, proprio graduale, perché nei primi anni i maestri si opponevano ad educare al comunismo i bambini, ma nello stesso tempo si trattava di una scuola aperta a molte sperimentazioni che venivano dall'estero. Anzi, quando studiavo queste cose mi stupivo, perché subito pensavo che gli ideologi della scuola avrebbero applicato immediatamente le teorie di Marx e Engels sul lavoro politecnico, e invece è tutto il contrario, cioè nei primi anni c'era una ventata che arrivava dall'America. Infatti si applicano i principi della scuola attiva di Dewey, si applica il metodo dei temi complessi che spesso non si studia nei manuali di storia dell'educazione, ma che conquista proprio l'Unione Sovietica, che organizzava infatti il sapere scolastico attraverso i temi complessi, non attraverso le discipline scolastiche. Infatti la scuola sovietica abbandona libri di testo dello zarismo, figuriamoci se possono essere adottati con un nuovo regime i libri stampati sotto lo zar, e aboliscono, i bolscevichi aboliscono le materie scolastiche. In realtà tutti questi principi col passare degli anni si sgretolano. La scuola non fu gratuita, perché vennero istituite delle scuole anche per i figli dei dirigenti. Ad esempio anche ce n'è una famosa che si chiama scuola numero 25, che era frequentata proprio dai figli dell'elite dei bolscevichi, anche dai figli di Stalin, ad esempio. Non fu più mista, perché durante la Seconda Guerra Mondiale le scuole vennero nettamente separate, maschile e femminile, e addirittura doveva essere fondata sul lavoro per allenare, addestrare i bambini al lavoro politecnico. Però in realtà questi 7 anni vennero ridotti inizialmente a 3, e questo principio generale di avocazione di tutte le scuole allo Stato venne abbandonato, perché le scuole più specialistiche di formazione artigianale o agricola vennero lasciate ai rispettivi ministeri, che per la Russia erano dei commissariati, anche se ci suona un po' strano: commissariato del popolo per l'agricoltura, per il commercio. E quindi questi principi si sgretolano nel corso degli anni, mentre con l'introduzione dell'istruzione obbligatoria solo nel 1930 si ripristina l'obbligo dei 7 anni. Ma veniamo al dunque, cioè all'insegnamento della storia che abbiamo ricostruito a partire dai manuali, ma anche dai quaderni, perché spesso i quaderni sono lo specchio delle pratiche di insegnamento e della didattica. Ci fu un primo manuale pubblicato
immediatamente dopo la rivoluzione, di uno storico eminente, sicuramente dimenticato, Mikhail Pokrovskij, che scrisse un primo manuale di storia russa in un compendio assai ridotto, e suddivideva la storia in base a un criterio cronologico. È interessante che questo manuale di storia era stato adottato per le scuole dei bolscevichi, quindi inizialmente per l'istruzione degli adulti, ma siccome non c'era altro, venne adottato per la scuola elementare e dimostrava un primo passo di interpretazione ideologica della storia, perché una caratteristica del regime è proprio riscrivere tutti gli avvenimenti in funzione dei suoi scopi, diciamo. E pensate, recentemente, proprio all'interno della Duma, è stata introdotta una commissione per verificare i contenuti dei libri di storia delle elementari, perché c'è chi non ha ancora abbandonato il culto di Lenin e Stalin, e quindi vi parlo di pochi anni fa. Il contenuto dei manuali di storia è sempre un contenuto scottante per queste società che si abbandonano degli anni di regime molto pesante. L'interpretazione che adottava Pokrovskij per questo primo manuale era un'interpretazione ideologica che si fondava sul cosiddetto marxismo storico, cioè interpretava in modo materialistico tutti i fatti della storia, e Pokrovskij ne dava una definizione un po' astratta. L'intendeva come teoria dei bisogni naturali che muovono i cambiamenti storici. In base a questa definizione, diciamo, la storia era una scienza sociale che trattava di economia politica, teoria marxista del socialismo, perché sappiamo ci sono anche delle teorie non marxiste del socialismo, soprattutto dei socialisti francesi, della Costituzione della Russia. E per questa, diciamo, la storia, per questa scienza sociale, era solo un'informazione complementare. Ma voi mi direte, che cosa c'era di concreto? Non c'era niente di concreto, era molto astratto. Proprio per questo venne abbandonato dopo pochi anni questo manuale e criticato aspramente con l'avvento dello stalinismo già dalla fine degli anni 20. In base a questo, diciamo, a questo manuale, la storia non era altro che una scienza sociale, perché in quegli anni, come vi ho detto, la storia non esisteva come disciplina indipendente, ma esistevano tre temi complessi, cioè non esistevano le materie come le intendiamo noi oggi, ma ne esistevano solo tre, che venivano chiamati temi complessi di natura, lavoro e società, cioè scienze sociali, che vennero però abbandonati definitivamente nel 1932, perché gli insegnanti li considerarono un fallimento. Come vi ho detto, questa modalità, questa didattica particolare dei temi complessi si ispirava a questo pedagogista che insegnava alla Columbia University, William Kilpatrick, che aveva ideato questo Dalton Plan. All'inizio del 1932 viene abbandonato tutto, ma ormai, diciamo, nel 1932 vengono ripristinate le discipline scolastiche e anche i libri di testo, e il regime si accinge a riscriverli. Potremmo dire che rispetto al fascismo, che introduce con Belluzzo in base alla delibera del 1928, anche se poi vengono introdotti dal 1930-31, il partito comunista ha qualche anno di ritardo, e in base a questa disposizione del febbraio del 1932, sui manuali per la scuola elementare e media vengono riscritti tutti i libri per le scuole elementari e medie. Innanzitutto, questi nuovi manuali dovevano essere impegnati su una concezione marxista-leninista. Che cosa vuol dire? Ci suona un po' strano ormai. Che cosa vuol dire? Che bisognava interpretare in chiave economica tutti i fenomeni storici. Poi occorreva una più incisiva periodizzazione, perché il libro di Pokrovskij era troppo generale, astratto, e quindi, a partire da questa disposizione del Partito Comunista, che dirige sia i programmi scolastici
che le riforme della scuola su tutto il territorio sovietico, perché non esisteva un commissariato per tutta l'Unione Sovietica, c'era, ma per la Russia, che per i primi 10 anni costituisce un modello. A partire dal 1931, questo è un passaggio un po' difficile, posso ripetere, e questa disposizione è uno dei primi esempi, è il Partito Comunista che dirige tutte le questioni della scuola, quindi plasma la società, l'educazione come vuole. E riscrive tutti i libri, quelli per la terza, quarta classe elementare. Sappiamo che la storia è stata insegnata dalla terza classe elementare, dalla preistoria fino all'avvento del socialismo, poi la storia antica in quinta e sesta, in sesta e settima il medioevo, quindi in una classe c'era una periodizzazione diversa, ma sono interessanti soprattutto per noi quelli dell'ottava e decima classe, che vengono scritti proprio sulla base delle osservazioni scritte da Stalin, con Kiro, quindi, e Zhdanov, la storia viene plasmata ad uso e consumo del Partito Comunista. Loro scrivono, pubblicano queste osservazioni sul compendio del manuale di storia dell'Unione Sovietica, e quindi tutti i manuali dovevano essere basati su un'analisi marxista. La storia della Russia doveva comprendere i popoli sovietici non russi e collegati con la storia europea. Quindi, diciamo, queste osservazioni in realtà nascondevano, potremmo dire, un problema di identità che aveva avuto la Russia nel corso dell'Ottocento, che non si era mai sentita completamente parte dell'Europa, perché la Russia non aveva avuto le civiltà antiche, quindi non aveva avuto l'antichità classica, l'umanesimo e il modello dell'educazione dell'umanesimo che si era tramandato anche all'educazione vitaria dell'Ottocento. Quindi la Russia, diciamo, aveva avuto nel corso dell'Ottocento una specie di complesso di inferiorità. Grazie a questi nuovi manuali, diciamo, diventa protagonista della storia universale, potremmo dire, della storia mondiale. E a partire da questa data una storica molto prestigiosa, Anna Pankratova, in realtà Anna Pankratova, diciamo, nonostante la sua completa adesione al regime, aveva prodotto degli ottimi studi, membro dell'Accademia delle Scienze, redige in collaborazione con altri storici manuali per l'ottava decima classe in 3 volumi, che sono interessanti anche perché sono stati gli unici volumi di storia della Russia tradotti in Italia fino alla metà degli anni 70. Quindi in realtà questi riguardano anche la nostra cultura, e suddividevano la storia della Russia in 3 periodi, magari la ripassiamo insieme perché non ce la ricorderemo. La prima, fino all'inizio del 600, il primo volume fino al XVII secolo, secolo importantissimo perché vediamo l'avvicendarsi delle due dinastie. La dinastia romana, diciamo, comincia a regnare in Russia, che è quella che è stata abbattuta dallo zarismo, e si abbandonano i Rurikidi. Spesso si pensa che siano sempre stati gli Romanov, gli zar della Russia, ma non è così. Poi abbiamo altri 2 capitoli, non mi addentro troppo nei dettagli perché non vorrei disperdermi e non vorrei essere troppo pesante, anche se i miei studenti sono abituati, gli altri forse un po' meno ai dettagli di storia della Russia. Poi abbiamo appunto la storia della Russia dal XVII al XIX secolo, insegnata parallelamente alla storia moderna dell'Europa, e la storia del XX secolo insegnata parallelamente a quella dei paesi contemporanei, perché vi ho detto, per la prima volta la Russia entrava a far parte da protagonista della storia contemporanea. Avete anche questi schemi riportati sul sito elettualmente. C'erano altri due aspetti importanti sulla, diciamo, in questi manuali,
che presentano le biografie quasi a volte da un mito dei rivoluzionari russi, quindi di Lenin e di Stalin, e descrivono da quando erano bambini, come se da bambini fossero già stati dei rivoluzionari. Stalin, ad esempio, studiava in seminario per diventare sacerdote e si descrive nella sua biografia che veniva controllato quando leggeva libri proibiti rivoluzionari, e si descrive anche la sua fuga al mercato per leggerli sui banchetti del mercato, questi libri proibiti. Cioè, ci sono anche tanti aneddoti non particolarmente storici, ma molto ideologici, per attribuire ai padri della rivoluzione tutti gli onori. Poi vengono esaltati tutte le azioni eroiche dei condottieri russi, quelli che avevano sconfitto i tatari, ma anche Kutuzov, che aveva sconfitto i francesi, l'armata di Napoleone in Russia. Quindi questi vengono particolarmente esaltati, perché costituiscono anche un modello per il presente, potremmo dire. Poi c'è un altro aspetto interessante che spesso sfugge alle ricerche, ma è questa cosiddetta concezione antinormanna. Che cosa vuol dire? Che in questi libri, di solito, allora, voi sapete l'origine della Russia, tutto nasce dal Principato di Kiev, per la fondazione del quale hanno contribuito i cosiddetti variaghi, che altro non erano dei normanni, che arrivarono a Kiev con delle barche scavate nei tronchi di betulla, attraverso questa fitta rete di fiumi che ha la Russia, e addirittura commerciavano con Bisanzio. E storicamente si sono trovati monete, trattati commerciali. È assodato che la fondazione della Russia è dovuta anche in parte ai variaghi. Per il regime sovietico era inaccettabile, proprio perché la razza nordica normanna veniva esaltata nei manuali di storia dal nazismo, quindi si nega completamente questo fatto, che invece era storicamente dimostrato e assodato. Quindi vediamo che ci sono molte manipolazioni sulle quali non mi diffondo. Evidentemente, col passare degli anni, con lo scoppio della guerra, la storia diventa la materia prediletta per insegnare l'educazione patriottica ai bambini, per insegnare anche l'odio contro l'invasore. Questo odio contro i tedeschi resta proprio un aspetto fondamentale dell'educazione durante il periodo di guerra e nell'immediato dopoguerra. Nell'immediato dopoguerra, e questa eredità è molto pesante, nell'immediato dopoguerra evidentemente si cercò di rinnovare tutto questi manuali, che sicuramente non erano facili per i bambini e forse anche un po' noiosi, potremmo dire, con tutti questi aspetti ideologici. E si distinse uno storico che si chiama Nikolai Kuzin, che può essere considerato il principale specialista della didattica della storia, membro dell'Accademia delle Scienze Pedagogiche, che cerca di rinnovare la storia partendo dai documenti locali. Quindi cerca di non fare più una storia ideologica, ma di partire dai documenti locali, come si è fatto un po' negli ultimi anni in Russia, per riscrivere la storia, soprattutto dopo la vicenda della Seconda Guerra Mondiale, che era costata milioni di vittime, e quindi sicuramente l'ideologia aveva mostrato tutte le sue crepe. E durante le sue ricerche, ad esempio, raccolse tutti i racconti dei bambini che narravano le memorie della guerra e le esperienze tragiche, in particolare vissute da una città di Rzhev, che è vicino a Mosca, a nord-ovest, che viene definita dagli storici, che hanno scritto anche dei libri proprio sul tritacarne di Rzhev, lo chiamano così, un'espressione un po' strana, proprio perché si verificarono degli atti di barbarie nei confronti della popolazione civile, delle donne e dei bambini anche. Raccolse anche molti disegni che non furono mai pubblicati, perché l'esperienza di Kuzin fu una parentesi, e questo rinnovamento della storia fu molto lento e conobbe di
diverse tappe avvenne soprattutto dopo la morte di Stalin nel 1953. E prendiamo ad esempio in considerazione solo uno di questi racconti. Una bambina descrive tutti questi atti, diciamo, di efferatezza inaudita nei confronti della popolazione civile, e in particolare contro questa bambina di 13 anni. E allora i tedeschi fanno uscire tutte le persone sulla strada dalle loro case. C'era questa bambina di 13 anni malata, i soldati scavano nella neve una fossa e gettarono in quel buco la bambina viva. La bambina urlava terrorizzata. Allora un tedesco sparò un colpo di fucile alla bambina. E diciamo, questi racconti drammatici sulle vicende della guerra sono circa 40, ma se ne trovano tantissimi, perché contro i bambini i tedeschi scatenarono una violenza quasi impensabile alla nostra mente umana. Perché ad esempio ho trovato nei documenti anche altri casi di bambini ai quali vennero fatte delle trasfusioni per gli ufficiali, di bambini segati a metà, cioè episodi di violenza inaudita, alcuni dei quali sono stati giudicati anche a Norimberga. Quindi immaginatevi che si è cercato anche di punire l'efferatezza sulla popolazione civile, e ci sono questi disegni che sono ancora più eloquenti di quello che vi dico, dei racconti, proprio perché testimoniano della violenza vissuta dalla popolazione. E sono riuscita anche a cercare queste cose su stimolo del mio gruppo di ricerca, del professor Sani e anche di Yuri Mega, che oggi non è presente, proprio perché sono appassionati di questi documenti, quaderni, scritti di bambini, a quali magari non avrei fatto attenzione. Poi l'altro aspetto, passiamo, spero di non essere troppo veloce nel racconto di questi episodi, forse ci vuole un attimo di pausa, ma un altro aspetto importante della storia della scuola è dell'insegnamento della storia e di quello della Costituzione. Nonostante tutti questi episodi, venne introdotta la Costituzione di Stalin, elaborata da Stalin nel 1936, che doveva educare una cittadinanza sovietica, molto particolare, dove si parlava soprattutto dei doveri del lavoratore, quindi dell'obbedienza, della produttività non certo della cittadinanza come la intendiamo noi, e c'erano addirittura degli insegnanti che pubblicavano dei manuali per la didattica della Costituzione. Si preferiva questo metodo induttivo, cioè leggere la Costituzione per poi passare a collegare i principi della Costituzione con la realtà, perché quello deduttivo, dalla realtà alla Costituzione, risultava separato. Però vi immaginate anche, con la realtà di deprivazione sociale in cui viveva il paese, sicuramente il principio deduttivo avrebbe, educato i ragazzi forse al dissenso più che al consenso. Quindi, si preferiva questo metodo, e comunque era fatta anche di luoghi comuni, forse di argomenti noiosi, perché nell'educazione civica si doveva educare i ragazzi a contrapporre lo zarismo, il comunismo, il regime sovietico e il capitalismo, per inculcare che i valori del regime in cui vivevano erano i migliori. Bene, arriviamo quindi alla seconda parte della nostra relazione, sui bambini senza educazione, cioè sul problema dell'infanzia abbandonata, che venne originato dalla Russia, e proprio per questo facciamo anche un esercizio cronologico di va e vieni nell'arco di questo periodo, proprio perché questi argomenti vanno affrontati in modo cronologico parallelo. Non sarebbe possibile passare da un argomento all'altro in altro modo, e ritorniamo quindi alla rivoluzione.
La rivoluzione che lascia in eredità la guerra civile, ma anche, diciamo, una carestia terribile, nel 1921, con 5 milioni di vittime e 2 milioni di bambini orfani. Dalla cartina vedete che la carestia colpì il bacino del fiume Volga, il medio bacino del Volga, si dice. La popolazione fuggì in massa, ma vennero organizzati anche dei trasporti di bambini, soprattutto nelle città vicine, molti però vennero lasciati al proprio destino. E spesso le immagini dei bambini durante la carestia che circolavano sono queste, vedete, 5 fratellini forse del di fronte a Misba col ventre gonfio, macilenti, coperti di cenci. E, diciamo, sono anche le immagini che utilizzavano gli altri regimi, anche il fascismo, per discreditare il regime sovietico, perché si diceva che i comunisti mangiavano i bambini. Allora, è vero o non è vero? Diciamo che la carestia del 1921 produsse proprio anche dei fenomeni di cannibalismo, perché per mesi e mesi non ci fu niente da mangiare per nessuno, la popolazione si nutriva di tutto e ci furono anche dei casi di cannibalismo e antropofagia. Naturalmente la stampa anticomunista di questo ne fece il baluardo proprio della lotta contro il bolscevismo, dicendo che i comunisti mangiavano i bambini, ma l'ho sentito dire anche quando ero piccola, forse si sentiva quando la mia generazione, insomma, l'ha sentito dire questo. Queste erano le immagini dei bambini, vennero in soccorso anche le organizzazioni internazionali, sì, fa male guardare, capisco. Questo era anche, diciamo, il risultato della carestia. Non ci fu effettivamente da mangiare, però non è vero l'argomento della propaganda anticomunista che la carestia sia stata causata dal regime. Questa è un'invenzione, perché in realtà, lavorando sui documenti, ci si accorge che la carestia venne causata da una terribile siccità, e se si leggono i documenti sembra proprio di assistere all'apocalisse, incendi su tutto il territorio rurale attiguo al Volga, che obbligano a fuggire la popolazione, e soprattutto quando la popolazione raccoglie miete il grano, cioè le messi avevano delle spighe vuote, quindi non è vero che questo è stato prodotto dal regime apposta, diciamo, contro la popolazione, era stato un fenomeno naturale molto pesante. Questa è un'immagine che mi piace molto dei bambini di quegli anni, questa è una bambina che raccoglie proprio un chicco di grano da un treno, un convoglio che trasporta questi vettovagliamenti nelle località colpite dalla carestia, cerca di raccogliere il chicco di grano che cade dal treno per metterlo in questo barattolo, vedete? Oppure si diffonde proprio nel paese una diaspora di bambini, perché vengono internati, il regime comincia a internarli negli orfanotrofi che chiama case di bambini, case del bambino, bambini coperti di cenci senza che nessuno se ne occupi, vedete, dormono sulle strade, spesso c'era la consuetudine per i bambini di strada di dormire in grandi caldaie che servivano per bollire l'asfalto per le strade, perché trovavano un minimo di calore per non morire assiderati, perché sapete che l'inverno della Russia era molto rigido. Questa addirittura un'immagine del 1926 che, diciamo, ci fa capire come i bambini restano sulle strade per molto tempo. Nonostante il tentativo del governo di organizzare degli orfanotrofi, quindi nonostante il tentativo di assisterli e internarli, queste riforme sono molto fragili. E, inizialmente questi bambini erano i bambini ideali del regime, perché erano i bambini che non avevano più la famiglia, quindi che potevano essere utilizzati dal regime per l'educazione di nuovi valori. Tuttavia, nel corso degli anni, il regime deve confrontarsi con la realtà, la quantità è tale che diciamo, lo costringono anche a ricorrere di nuovo alla famiglia. Gli orfanotrofi stessi inizialmente vengono mantenuti con le risorse statali e a partire da un certo momento vengono fatte delle riforme
che diciamo cercano di sfruttare anche la forza lavoro dei bambini, degli adolescenti che crescono all'interno di questi orfanotrofi, che sono caratterizzati da condizioni di vita molto precaria, scarsità di pane, ma scarsità di ogni tipo di oggetto utile per la vita quotidiana, ma scarsità anche e carenza dal punto di vista della formazione, quell'istruzione politecnica di cui avrebbero dovuto essere fornite all'uscita dell'orfanotrofio non veniva realizzata. Quindi praticamente verso l'inizio degli anni 30 questi orfanotrofi vengono annessi alle aziende sovietiche, qualcuno di voi ha sentito parlare di kolkhozi e sovkhozi, ma anche alle industrie, perché dall'orfanotrofio i bambini possono, ormai cresciuti, diventati adolescenti, possono poi essere utilizzati, impiegati come forza lavoro all'interno delle, dell'economia pianificata. Quindi diciamo si prospetta per loro questo futuro di produzione, produttivo, perché altra alternativa non c'è. Però in realtà sono bambini cresciuti che con profonde carenze e spesso la società nei loro confronti manifesta degli atteggiamenti di vera e propria esclusione sociale. La polizia politica, ad esempio, comincia ad arrestarli alla fine degli anni 20 e all'inizio degli anni 30 sulle strade proprio perché fuggivano dagli orfanotrofi per andare a rubare spesso qualsiasi cosa. Dopo due settimane rientravano negli orfanotrofi, tanto che diciamo il regime nei loro confronti adotta una svolta repressiva e rivelando tutta la sua fragilità, perché la rivoluzione in realtà aveva cercato di adottare un modello preventivo e in questo era stata rivoluzionaria, perché tutti i paesi europei avevano ancora i tribunali minorili, invece la Russia li aveva aboliti proprio perché l'educazione poteva plasmare e fare miracoli, potremmo dire. Però la fragilità fu tale di tutte le istituzioni che i bambini si ritrovavano sulla strada. E tanto che si ritrovano anche nei gulag accanto ai figli di quei genitori considerati nemici del popolo, che venivano arrestati in questo periodo. E anche nel libro trovate delle memorie, delle traiettorie molto tristi e che descrivono proprio le vicende tragiche e le esperienze personali di bambini deportati nei gulag con i genitori o senza, tanto che i gulag, che sono questi campi di lavoro che hanno caratteristiche di lavoro molto diverse, forse qualcuno di voi ha in mente ad esempio lavori di solito era previsto come lavori di taglio dei boschi oppure lo sterro per la costruzione di canali, e tutti questi campi di lavoro, non proprio tutti, alcuni, preso atto della presenza dei bambini di diverse età, organizzano delle scuole oppure cercano di far uscire i bambini e fare frequentare loro le scuole dei villaggi vicini, quindi per acquisire un minimo di alfabetizzazione, ma vengono anche creati degli asili, perché alcune donne per sfuggire a questi lavori molto pesanti, a turni molto pesanti, cercavano di avere un bambino e se ne pentono amaramente. Dalle memorie che abbiamo ci rendiamo conto che per sfuggire a una condizione di lavoro pesantissima per una donna, in realtà questa soluzione non era la migliore, perché ci sono delle memorie e in particolare una dice: mi sono resa conto che avendo messo al mondo un bambino ho commesso il delitto più grave della mia vita, perché in realtà in queste condizioni del gulag l'educazione era impossibile, ma qualsiasi cosa che riguardava tutto quello che un bambino ha diritto quando è molto piccolo e deve crescere, nel gulag non c'era.
Poi abbiamo anche molte memorie sulla presenza di bambini più grandi nel Gulag. Ad esempio questo Peter Yakir, che è figlio di un nemico del popolo, racconta che tutto quello che era il cibo, il pane e lo zucchero, se lo doveva giocare a carte e attraverso il gioco d'azzardo, diciamo, si procurava un pezzo di pane. Ma questo, per chi legge le memorie del Gulag, che sono tante, c'è Ivan Denisovic, c'è Varlam Shalamov, forse qualcuno l'ha letto, diciamo, erano pratiche consuete. Certo che stupisce che anche i bambini dovessero ricorrere a queste pratiche, perché sappiamo che spesso all'interno del Gulag, diciamo, tutto il sistema veniva retto, gestito anche da detenuti che, diciamo, assumevano anche compiti di responsabilità. E per testimoniare questa presenza io ho fatto qualche immagine, perché infatti vi ho riportato queste immagini. Questa sicuramente di bambini deportati nei convogli, questa una vedetta del campo del Gulag, vedete un ambiente sicuramente senza educazione, se pensiamo a come erano le baracche fuori o dentro, sicuramente non adatte alla vita di un bambino. In un campo assistiamo a un evento eccezionale, cioè alla creazione di un teatro di marionette. È sicuramente un aneddoto, ma un aneddoto importante, perché i bambini che assistevano a questi spettacoli per bambini spesso si spaventavano e fuggivano, perché non avevano un'idea concreta degli animali, degli oggetti della vita di tutti i giorni. Quando in uno spettacolo teatrale videro ad esempio per la prima volta un cane, scapparono perché pensavano che fosse il cane da guardia che aspettava i bambini o i detenuti che fuggivano. Quindi, diciamo, tutto quello che era il mondo di un bambino era un mondo fatto di filo spinato, di deprivazione, e quindi per questi bambini anche solo uno spettacolino era, diciamo, una proiezione della realtà, non un modo di evadere. Bene. Diciamo, con questo terminerei solo la seconda parte, avrei intenzione forse di riassumere rapidamente le altre due, perché penso di avere già superato quasi il tempo, 5 minuti. Allora, come vi ho detto prima, nelle altre parti avrei voluto descrivermi, ma sono sufficienti 5 minuti, perché effettivamente diciamo i due aspetti erano principali. Vediamo che il regime nel corso dei decenni passa da una concezione diciamo di educazione collettiva comunista a una concezione che recupera la famiglia, e il protagonista è proprio Anton Makarenko, che scrive negli anni 20 un libro, il poema pedagogico sull'educazione dei bambini nelle colonie, mentre negli anni 30, proprio mentre accade tutto quello che vi ho descritto, scrive due libri fondamentali, L'elezione ai genitori e Il libro per i genitori, che è noto in italiano con il titolo Il mestiere di genitore. Allora, è interessante il fatto che ci sia un pedagogista di regime che scrive questo trattato proprio mentre qualsiasi bambino poteva rimanere orfano da un giorno all'altro in seguito alle deportazioni. Ma è altrettanto interessante il fatto che il libro per i genitori è stato tradotto in tutte le lingue, in italiano, in inglese, in tedesco, perché è stato considerato un libro fondamentale per combattere la crisi della famiglia. Infatti Makarenko, diciamo, descriveva delle situazioni molto particolari di famiglie in crisi che cercava di risolvere grazie all'intervento di una terza persona che mediava i conflitti familiari. Quindi è molto importante dal punto di vista della storia, della pedagogia, delle relazioni familiari, ma, diciamo, nasconde questo paradosso, il fatto che doveva rispondere a una società nel pieno dello stalinismo, e una società che viveva tutti quegli episodi di violenza che vi ho descritto prima. E diciamo quello che il regime trasmetteva era un'immagine del genere: grazie a Stalin per la nostra infanzia felice. Quindi questo era quello che il regime insegnava ai bambini, con tutto il retroscena che abbiamo analizzato fino ad ora. E ultimissima cosa,
tutti i libri per l'infanzia riflettono gli aspetti ideologici che ho descritto finora. Si passa quindi da libri per l'infanzia degli anni 20 che sono incentrati sulla figura dei bambini abbandonati e su un buon educatore che riesce a recuperarli dalla strada e a farli diventare dei buoni cittadini, a libri invece che esaltano tutte le vicende eroiche dei bambini durante la Seconda Guerra Mondiale che spesso si sacrificano. E diciamo che questo aspetto, il culto dell'infanzia che si sacrifica per la guerra, viene anche viene anche celebrato in un film, e spero che qualcuno di voi possa vederlo, proprio con questo poi termino, che si chiama L'infanzia di Ivan, del 1962, miglior film a Venezia, è un film fondamentale perché vedrete anche la storia di questo bambino soldato che rimane orfano perché la mamma viene uccisa dai tedeschi, comincia a combattere accanto a, diciamo, nell'Armata Rossa, con una vicenda finale molto triste perché viene considerato anche lui una spia, quindi la sua vicenda è triste, non sto qui a raccontarla, ma è una vicenda molto interessante perché rivela la collaborazione dei bambini con l'Armata Rossa, una collaborazione che secondo me viene celebrata anche troppo perché doveva nascondere anche un senso di colpa che aveva il regime, forse perché in alcune regioni come in Bielorussia soprattutto, in Ucraina soprattutto, l'esercito tedesco venne accolto come l'esercito liberatore. Quindi quando arriva noi tedeschi, diciamo, vengono accolti dalla popolazione a braccia aperte perché pensa che possano liberarli di Stalin. Poi, con tutte le vicende della guerra, questa crea sicuramente delle lacerazioni a livello di coscienza, e l'infanzia quindi celebra sicuramente invece la vittoria contro il nazismo. E con questo termine vi ringrazio molto.